Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Quando ho guardato un attimino il programma mi sono chiesto, bene, quale potrebbe essere il mio contributo alla giornata di oggi? Mi è stato detto che si parlava soprattutto dei giovani, bene, il contributo era di cercare di condividere quello che Capucci vi ha raccontato e soprattutto focalizzare un po' la vostra attenzione sulla morte improvvisa su un sottogruppo di soggetti, i giovani, quelli con cuore apparentemente sani. Per andare avanti, credo questo. In realtà la prima causa di morte improvvisa è un qualcosa che conosciamo da tantissimo tempo. La prima scrittura che parla di morte improvvisa, ed è stata scritta su un giovane, avviene negli Atti degli Apostoli. Se voi andate a vedere il Vangelo secondo Matteo, troverete che una signora giovane, appena sposata, stiamo parlando di Gerusalemme, quindi molto probabilmente una persona intorno tra i 15 e i 20 anni, muore rispetto al fatto che Pietro gli dica tu stai ingannando Dio e per questo sarai punita. Shapira cade a terra, muore e questo è sicuramente il primo caso di morte improvvisa da tono adrenergico registrato in un libro. Però per capirne qualcosa di più, dobbiamo arrivare al teatro anatomico dove vengono fatte le autopsie. Qui permettetemi di fare una conferenza un po' filo italiana. In realtà moltissime delle cose che vi sto per raccontare sono state capite e scoperte in Italia. Sicuramente in Italia, a Padova in particolare, abbiamo uno dei centri di anatomia patologica che più ha insegnato in Italia e al resto del mondo sulle cause di morte improvvisa. E che cosa hanno capito i colleghi di Padova, diretti da molteplici persone che hanno scritto la storia dell'Università di Padova e negli ultimi anni dal professor Gaetano Tiena. Tra parentesi, uno dei responsabili della legge Balduzzi, cioè quella che stiamo oggi considerando dell'applicazione poi del defibrillatore. Bene, ci ha spiegato una cosa semplicissima, quella che ci ha già detto Alessandro, che se guardo semplicemente l'età, se ho più di 40 anni, la causa principale di morte improvvisa è la patologia coronarica. Avere una coronaria malata, avere un infarto che non scoprirò mai, perché quel 30% di pazienti che oggi muore per infarto muore proprio ancora per questo, per morte improvvisa legata e nella stragrande maggioranza dei casi fuori dall'ospedale prima che qualcuno possa intervenire. Le altre cause sotto i 40 anni quali possono essere? Tutta una serie di cause rare, più o meno rappresentano nell'insieme meno del 20% di tutte le cause di morte improvvisa e queste possono essere viste però sul tavolo autoptico. Per esempio un'origine anomala di questi tubicini che noi chiamiamo coronarie che portano il sangue al cuore, avere un cuore molto spesso la cardiomiopatia ipertrofica, avere un cuore riempito di grasso, la cardiopatia aritmogena del ventricolo destro, oppure semplicemente più sfortunatamente avere un cuore sanissimo, però ho avuto una bronchite, un'influenza mal curata, l'infezione si è spostata al cuore, mi è venuta un'infezione al cuore che si chiama miocardite e questo mi può far morire. Però tutto questo, quando la povera persona non rianimata, non sopravvissuta, viene portata dall'anatomopatologo è documentabile. C'è una piccola fetta però di situazioni in cui pure al tavolo autoptico il medico legale non trova assolutamente nulla. E allora questo è ancora più sconvolgente. Com'è possibile che un cuore perfettamente sano abbia potuto determinare una morte improvvisa? Quasi sempre alla base di questo ci sono queste quattro sindromi che vi andrò a raccontare, che sono le malattie dei canali ionici. Che cosa hanno in comune? Beh, di solito sono ereditarie, sono geneticamente trasmissibili, quindi hanno una storia familiare. Sono caratterizzate di far morire di morte improvvisa soprattutto chi? I giovani. All'esame autoptico non troviamo assolutamente nulla, ma non troveremo nulla neanche se facessimo un ecocardiogramma, una risonanza magnetica, una TAC, una coronarografia. Questi soggetti hanno un aumentato rischio di aritmie ventricolari che, se intermittenti, mi determinano una cosa semplice, lo svenimento. Mi giro la testa, vado giù, ma mi riprendo. Se duratura, si trasformano in fibrillazione ventricolare e quindi sono la causa
della morte improvvisa. Che cosa hanno in comune? Un'enorme fregatura, che il primo sintomo nel 35% dei casi può essere proprio questo, la morte improvvisa. Quindi non avere sintomi prima e alla prima manifestazione clinica essere normale fino a un minuto fa e nell'ultimo minuto avere invece come prima manifestazione la morte improvvisa. Che cosa sono? Perché si chiamano patologie dei canali ionici? A me piace ricordare che non è vero che siamo polvere, siamo anche polvere, ma in realtà siamo acqua. Il nostro organismo è composto dal 90% di acqua. Le nostre cellule, un insieme di acqua, è una macchina biologica perfetta, è una macchina biochimica. Ci sono le cellule piene di acqua, piene di tante porcherie, lasciamole perdere, ma soprattutto che hanno poi una membrana cellulare dove ci sono dei canali attribuiti semplicemente a far passare tre sali, il sodio, quelli che usiamo anche in cucina, il sodio, il potassio, il cloro e il calcio. Bene, dal passaggio di questi sali dall'interno all'esterno della cellula nasce tutta la vita della cellula. Si propaga un impulso elettrico, l'impulso elettrico di ognuna di queste cellule può essere registrato, questo in laboratorio, mettendo un piccolo elettrodo sulla cellula, ma circa 100 anni fa un signore per prima ha capito che l'impulso di tutte le cellule del cuore messe insieme può essere registrato con l'elettrocardiogramma. 100 anni fa questo signore che si chiamava Einthoven registrò il proprio elettrocardiogramma, spero che non fosse il suo perché era un elettrocardiogramma patologico e quindi dovrebbe essere morto prima. Credo che già allora abbia fatto un falso, quindi abbia messo un elettrocardiogramma di un paziente con una fibrillazione atriale e soprattutto delle estrasistoli, aritmie ventricolari che possono essere pericolose, e per registrare l'elettrocardiogramma ci voleva tutto questo marchingegno, più una bacinella d'acqua in cui veniva inserito il piede e quindi una piccola registrazione. Oggi tutto questo è superato, pensate che l'elettrocardiogramma si può registrare con uno smartphone, non lo facciamo ancora in 12 derivazioni, ma ci sono le app, potete comprare una cover da applicare a uno smartphone e potete in qualche maniera almeno una traccia elettrocardiografica identica a quella che ha registrato Einthoven 100 anni fa può essere registrata da chiunque di noi. E ritorniamo alle malattie dei canali ionici. Beh, qui c'è stato un grossissimo contributo italiano. Ci sono stati sempre poi altri che ne hanno preso i meriti, come della sindrome di Romano Ward, detta anche del QT lungo. Ho scoperto solo da poco che il dottor Romano, che nel 1963 aveva descritto questa sindrome, è morto solo da 4 anni e non è mai stato invitato in vita sua a parlare a un congresso internazionale della sindrome che aveva scoperto. Abbiamo poi la sindrome di Martini-Brugada, oggi più conosciuta nel mondo come sindrome di Brugada, che è sicuramente quella che possiamo riscontrare più frequentemente nella popolazione, quasi in una persona su 1000. Abbiamo poi la sindrome scoperta qui a Torino da me insieme in collaborazione con la dottoressa Giustetto, che è la sindrome del QT breve, e poi abbiamo un punto interrogativo. Questa strana ripolarizzazione precoce di cui riparleremo, anche questa descritta per primo da un italiano che vive in Israele, il dottor Rosso, e che se qualcuno di voi voglia di venire a Torino al congresso che ci sarà sulla morte improvvisa giovedì prossimo, conoscerà, neanch'io lo conosco direttamente, l'abbiamo invitato proprio perché volevamo conoscere chi fosse questo italiano che vive a Gerusalemme, e un francese, Michel Essager, un qualcuno che ha capito moltissime cose sulle aritmie in generale. Bene, affrontiamo ognuna di queste sindromi partendo da quella più frequente nella popolazione, la sindrome di Brugada-Martini. Che cos'è? Come si fa la diagnosi? Si fa la diagnosi guardando, ritorniamo, cosa hanno in comune tutte queste sindromi. La diagnosi si può fare semplicemente con l'elettrocardiogramma. Quindi utilizzando uno strumento che abbiamo a disposizione da oltre 100 anni, a patto di leggere bene quell'elettrocardiogramma e al patto di avere anche la fortuna di farlo al momento giusto, perché nella stragrande maggioranza di queste sindromi possiamo avere dei momenti in cui questi canali ionici funzionano perfettamente e non vediamo nulla, altri momenti in cui funzionano un po' meno bene e ci danno dei segni che ci dicono stai attento, ci sono altri momenti in cui invece il segno è inequivocabile e se lo sappiamo leggere il semplice elettrocardiogramma, quindi una metodica semplicissima, a bassissimo costo, mi permette una diagnosi. Bene, capite, se ho un elettrocardiogramma come questo, guardate la differenza tra l'elettrocardiogramma dell'ammalato e l'elettrocardiogramma della persona normale, la diagnosi è semplicemente fatta.
E che cosa succede in questi pazienti? Beh, in questi soggetti sappiamo che sono colpiti più i maschi rispetto alle femmine, muoiono più spesso durante il sonno, quindi qui diventa difficile risolvere il problema se non a casa, come ci ha prima spiegato il professor Capucci, dove avvengono la stragrande maggioranza delle morti improvvise. Chi colpisce? Colpisce una fascia relativamente giovane, sopra può intervenire la morte in qualsiasi parte della vita tra i 5 e i 70 anni, ma il clou si ha tra i 35 e i 50 anni. Andiamo alla sindrome di Martini o del QT lungo. Anche questo l'elettrocardiogramma. Bisogna soffermarsi a misurare l'intervallo che c'è dall'inizio dell'attivazione ventricolare del cuore alla repolarizzazione, quello che chiamiamo intervallo QT. Se questo è superiore ad un certo intervallo che possiamo misurare con un centimetro, con un misuratore di millimetri, diciamo che questi soggetti vanno più incontro al rischio di morte improvvisa. Ci sono diverse sindromi del QT lungo, quella più comune è quella che chiamiamo sindrome del QT lungo di tipo 1 e come ci ha già detto Alessandro Capucci, la maggior parte di questi soggetti può morire durante esercizio fisico. Da qui l'importanza di riconoscere questa sindrome e sconsigliare ai portatori di questa malattia dei canali ionici l'attività fisica sportiva, in particolare il nuoto. È importante anche sapere però a secondo del sesso e dell'età che cosa succede. Per esempio nei giovani, stiamo parlando di giovani, il rischio di morte improvvisa è 5 volte più alto tra un anno e 15 anni nei maschi rispetto alle femmine. Le cose si invertono dopo i 18 anni. C'è una probabilità molto più alta, 4 volte più alta per una donna con portatrice di QT lungo di morire rispetto ad un maschio. E arriviamo a quella che abbiamo scoperto noi a Torino qualche anno fa, la sindrome del QT breve. Qui è esattamente l'inverso, lo stesso intervallo che prima era estremamente allungato, in questo caso è molto accorciato. Bene, questi pazienti possono morire, ma quando? Intanto questa sindrome è una delle cause maggiori di morte nel primo anno di vita. Poi anche in questo caso abbiamo che la percentuale più alta di morti improvvisa arrivano tra i 13 e i 40 anni, mentre poi la mortalità diventa una mortalità uguale o simile a quella della popolazione normale. E dov'è il brutto di questa sindrome? Intanto il brutto di questa sindrome è che purtroppo non c'è una causa scatenante. Possiamo vedere, come per la sindrome di Brugada, che la maggior parte delle morti avvengono al riposo o durante il sonno. Anche qui lo stress può avere qualcosa di importante come ruolo nella genesi della morte improvvisa, ma la cosa che ci preoccupa, come per le altre sintomi, è che il primo episodio, cioè la morte improvvisa, rappresenta circa la prima manifestazione clinica su un caso su tre. E l'ultima, la ripolarizzazione precoce. Beh, non vi vorrei spaventare perché qui la cosa è più difficile. È praticamente quasi impossibile, anche per un esperto, porre la diagnosi differenziale elettrocardiografica tra un elettrocardiogramma di un atleta e questo tipo di sindrome. Ne conosciamo ancora troppo poco e quindi non spenderei altre parole su questo argomento, perché la ricerca è ancora una ricerca in fase di evoluzione, abbiamo bisogno di maggiori informazioni. Non sappiamo chi colpisce di più, non sappiamo quali sono le evenienze in cui il paziente può avere o non avere una morte improvvisa. E ritorniamo a come sospettare la presenza di una patologia dei canali ionici. La cosa più semplice, quella che costa di meno, è l'anamnesi. L'anamnesi che cos'è? Quella che ogni giorno noi medici facciamo interrogando il paziente che abbiamo di fronte. Gli chiediamo come sta, che sintomi ha e come vanno le cose in famiglia. Bene, sapere che c'è la storia di sincope è un qualcosa che ci deve sempre far riflettere. La sincope nei giovani normalmente è una cosa benigna, e nella stragrande maggioranza dei casi, nel 98% legato a quello che noi chiamiamo sincope neuromediata, il soggetto giovane sano che sviene perché ha visto il sangue, perché ha visto l'incidente stradale, perché è in una situazione emozionale, e queste sono sindromi assolutamente banali. Però se cominciamo a chiedere e scopriamo che c'è un fratellino morto a 4 anni, non si sa perché,
che c'è uno zio morto all'improvviso a 30 anni e non si sa perché, bene, bisogna cominciarsi a preoccuparci un attimo di più, soprattutto se la storia familiare di morte improvvisa avviene in soggetto al di sotto dei 45 anni. L'altra cosa importantissima da valutare è in quale situazione è avvenuta lo svenimento. Una cosa, come vi dicevo prima, lo svenimento classico, benigno, ho visto il sangue, ho fatto il prelievo del sangue e sono svenuta, profondamente diverso lo svenimento, stavo nuotando in piscina e mi sono sentito girare la testa, mi sono dovuto fermare o peggio mi hanno tirato fuori dalla piscina. Dopodiché che cosa devo fare? Chiunque abbia avuto una sincope, anche quella benigna, meriterebbe un elettrocardiogramma, perché l'elettrocardiogramma è una metodica così semplice, a basso costo, alla portata di tutti, che in ogni caso, anche se non altamente sensibile e specifico, costa talmente poco che andrebbe fatto. Poi se l'elettrocardiogramma è ben letto, come ci diceva prima Alessandro, questo ci porterà eventualmente a fare altri approfondimenti per escludere o accertare una sindrome dei canali ionici. E se ce l'ho la sindrome dei canali ionici, se purtroppo l'elettrocardiogramma è stato positivo, che cosa devo fare? Bene, qui comincia il ruolo della prevenzione degli eventi aritmici maggiori. In base al tipo di malattia dei canali ionici cercherò di evitare i fattori scatenanti, per esempio Alessandro ci ha ricordato prima l'importanza dello sport e del nuoto in particolare per la sindrome del QT lungo, oppure l'assunzione di certi farmaci. Nella sindrome del Brugado, nella sindrome del QT lungo, certi farmaci possono creare aritmia e possono creare morte improvvisa. Il fatto stesso che conosco di essere portatore di quella malattia dei canali ionici, normalmente dal mio medico curante mi verrà consegnato un elenco di farmaci oppure mi verrà detto di andare su un sito internet dove andare a cercare quali sono i farmaci che sono controindicati in certe situazioni. I farmaci ne esistono di negativi che possono peggiorare la situazione, per fortuna ne esistono anche di positivi che servono come tali ad aiutarci ad evitare la morte improvvisa. Ce ne sono di vari tipi per il QT lungo, i beta bloccanti che usiamo da moltissimi anni, per le altre tre sindromi, la ichinidina, che è l'estratto dell'albero della china, che usiamo da oltre 500 anni, sia per curare la malaria, sia negli ultimi 50 anni, scoperta utile per ridurre il rischio di morte improvvisa in molte delle ciannellopatie. E se invece ho già avuto un evento? Beh, se ho avuto un evento la situazione è abbastanza semplice. Se ho avuto un evento, quasi sempre, per tutte e tre le sindromi, si passa al defibrillatore ventricolare automatico. Mi viene impiantato questo marchingegno sotto la pelle, riconosce qualora io dovessi avere un arresto cardiaco, mi dà lo shock e nella stragrande maggioranza dei casi il problema è risolto. E con questo concludo dicendo, la prevenzione serve, siamo già primi in questo, il passo da fare in futuro è quello che state facendo oggi. Grazie. Prenderlo nel momento giusto. Gracias.